Se parlare della mia vita ha un senso, è per la ragione che ho vissuto dentro un tempo molto lungo, più lungo degli anni del calendario. Ho pensato, agito, lottato in epoche profondamente diverse e ho voglia di lottare ancora. Ho fatto in tempo a vedere l'Italia del fascismo. L'Italia della piccola borghesia meschina, tardo-annunziana, col suo duce travestito da antico romano, costretta a risparmiare il centesimo. Ho conosciuto i paesi della povertà estrema, un popolo di contadini, nella grande maggioranza analfabeti, i quali vivevano ai limiti della fame, in veri e propri tuguri, come con in fondo alla stanza gli animali. Mangiavano la sera, tornati dalla campagna, pane e cicoria, conditi con una croce d'olio. E sopravvivevano cercando ogni giorno nella piazza del paese la giornata. Erano una cosa diversa da una categoria di lavoratori dipendenti. Il loro era di fatto uno stato servile. Lavoravano da sole a sole, a disposizione del padrone. Così io li ho conosciuti nella masseria pugliese di mio nonno. Ed è così che ho scoperto la grandezza e la potenza della politica, la forza di una nuova soggettività, il fatto che una diversa combinazione delle forze può rimettere tutto in discussione. Ho vissuto la guerra, i bombardamenti, le macerie, la catastrofe dell'8 settembre, il re e i generali in fuga, la totale dissoluzione dello Stato anche nei suoi gangli più elementari, il mercato nero, le SS tedesche padrone della città e i ragazzi come me, appena diciottenni, che reagivano prendendo le armi. E mi è ancora oggi penoso ricordare l'angoscia di quei mesi, gappista a Roma, i rifugi, la fame, la paura di finire in via Tasso, in una camera di tortura. Ma ho conosciuto anche la felicità e insieme la profonda emozione di riscoprire gli italiani, il paese vero, le borgate, le fabbriche, i braccianti. Ricordo quando arrivai a Bari da Roma una sera di tanto tempo fa, erano i primi anni 60, per assumere la direzione dei comunisti pugliesi. Non conoscevo nessuno. Cenai in una squallida trattoria con Tommaso Siculo, il mio vice, un operaio di Giovinazzo di straordinaria intelligenza, stazza 110 kg. Non avevo mai visto mangiare un piatto così grande di pasta asciutta. Mi comunicò che il giorno dopo dovevo fare un comizio a Corato. Era la prima volta che parlavo in piazza. Non so quello che dissi. Ricordo solo una piazza immensa e un mare di coppole. Gli zappatori. E ovviamente ho conosciuto il PC, quando era ancora una straordinaria comunità umana, i compagni. E ho lavorato con gente che mi ha profondamente segnato. Togliatti, Ingrao, Berlinguer. E se penso alle persone che ho amato e da cui sono stato riamato, e alla mia famiglia e agli amici, e se aggiungo che ho frequentato quella che fu la grande stagione della cultura italiana e che ho scritto su riviste, giornali e ne ho diretti, non posso certo dire di aver fatto una brutta vita. È stato questo il mio assillo, l'Italia. Ma in ciò sta anche il peso che io sento per il passato e per il lato tragico della singolare vicenda del PC. Un partito il quale si pose il compito storico di conciliare per la prima volta la classe con la nazione e di insegnare alle masse povere intrise di sovversivismo che cos'è la democrazia e perché è interesse degli sfruttati e dei ceti subalterni difendere lo Stato democratico, che tuttavia è lo stesso partito che per il suo legame con l'URSS ha contribuito a rendere incompiuta
la democrazia italiana. E questa responsabilità pesa su di me e sulla mia generazione. Stefano Cocco Cantini e Daniela Morozzi.